anche perché siamo tutti quanti, come ben noto a tutti noi, inorriditi da alcuni comportamenti disumani che durante la, della guerra vengono utilizzati dalla, da parte delle forze armate russe. Colpendo bersagli di infrastrutture civili, colpendo luoghi di abitazioni civili in maniera che rende ancora più crudele l'aggressione che è in corso. Tutto questo ha chiesto naturalmente, ed è un dato molto importante, una grande coesione degli tanti paesi intorno all'Ucraina, anzitutto un'alleanza atlantica. Sta sorgendo insieme agli Stati Uniti, i paesi europei stanno svolgendo nell'alta atlantica una grande opera di sostegno. Questo anno abbiamo visto l'ingresso della NATO della Finlandia, che ci verrà portato a giungere presto l'ingresso la compattezza dell'alleanza è un dato importante, così come lo è stato parallelamente la compattezza dell'Unione Europea. E come è ben noto a tutti noi, inorriditi da alcuni comportamenti disumani che durante la guerra vengono utilizzati da parte delle forze armate russe. Con colpendo bersagli di infrastrutture civili. Questo anno abbiamo visto l'ingresso della NATO della Finlandia e che verrà possa aggiungere presto l'ingresso effettivo dello Svezia nella Alta Atlantica. Compendo pensati di infrastrutture civili, compendo luoghi di abitazione civili. In maniera che rende ancora più crudele l'aggressione che è in corso. Che sta svolgendo insieme agli Stati Uniti